«Svegliati, mamma, svegliati, aiutami!» Queste le parole del piccolo Carlo, che continuò a chiamare sua mamma, dicendole di svegliarsi e che aveva bisogno di lei al suo fianco, ma la madre non si svegliò, non poteva farlo. Carlo a scuola stava avendo momenti molto difficili, sembra nessuno volesse stare con lui. Aveva un solo amico e perfino questi era spesso lontano da lui. Una maestra in particolare poi ce l'aveva con Carlo, era la coordinatrice di classe. Ogni giorno Carlo aveva rendimenti più bassi, ma piuttosto che cercare di capire il perché, la maestra preferiva sgridarlo. Poi un giorno gli disse di portare sua madre o comunque un genitore con cui parlare, ma Carlo per ben 2 mesi non lo fece. «Perché?» si chiese la maestra. Come mai nessun genitore poteva venire a scuola? A casa le chiamate non rispondevano mai e nemmeno alle lettere. Carlo non era per niente ricco e questo spesso lo portava a essere anche preso in giro dai compagni in modo veramente crudele. Le sue scarpe erano strappate, quasi tutte le magliette avevano i buchi. La coordinatrice gli disse di cambiarsi i vestiti e mettersi qualcosa di adatto all'ambiente scolastico, ma non poteva. Non riusciva nemmeno a lavarsi i vestiti come si deve, visto che non poteva usare l'acqua a suo piacimento. Spesso aspettava la notte che i vicini si addormentassero così da riempire delle bottiglie dal tubo del loro giardino. Carlo era figlio di una donna di nome Marta. Lei, nata in una famiglia molto crudele, in una zona del mondo povera e piena di tristezza, non aveva avuto molto dalla vita. All'età di 8 anni veniva costantemente picchiata dal padre, all'età di 10 la madre cominciò a odiarla perché le aveva rubato la giovinezza, o almeno così diceva. All'età di 12 smise di andare a scuola perché venne costretta a lavorare senza sosta dalla mattina alla sera per racimolare qualche soldo che sarebbe andato in casa. Il padre non aveva scrupoli, avrebbe dovuto lavorare per lui per tutta la vita, ma in qualche modo riusciva a tenersi qualcosa da parte di tanto in tanto. Proprio ciò le permise di andarsene all'età di 15, a cercare un futuro migliore, ma questo futuro era più lontano del previsto. Una notte come le altre, dopo aver subito altre crudeltà dal padre e dalla madre, fece le valigie di nascosto e corse via dalla casa. Finalmente, in quell'unico attimo, per la prima volta nella sua vita, provò qualcosa di nuovo, felicità. Mista a una sensazione di libertà mai provata. Stava correndo con il sorriso in volto e la valigia leggera in mano. Non pensava avrebbe mai visto il mondo con quegli occhi. Quella fu la prima volta in cui fu veramente contenta di una sua scelta. Arriverà anche una seconda, ma andiamo con ordine. Raggiunta una stazione dei treni, si mise a dormire per la stanchezza. L'adrenalina era finita e sentì tutta la fatica di quella notte. La mattina seguente si svegliò. C'erano tantissime persone intorno a lei e si chiese cosa fare guardando tutte loro occupate e piene di energia così presto. Cercò un biglietto economico da comprare per andare in un posto dove nessuno potesse trovarla. Ormai in quella città non aveva niente, né ricordi, né amici, né genitori. Scelse un posto abbastanza tranquillo in campagna, o almeno così sembrava. In realtà prese il biglietto per una parte della città abbastanza malfamata, ma si fece coraggio. E dopo essere scesa cercò subito un posto dove dormire. Ma proprio durante la ricerca successe un brutto fatto. Dei rapinatori si avvicinarono e la derubarono di tutto, tranne i documenti. Era sconvolta e spaventata. Una ragazzina di 16 anni non poteva di certo ragionare lucidamente in un momento simile, perciò si mise a piangere. In quel vicolo non c'era nessuno e dopo aver pianto andò in una strada più affollata. Qui però cominciò a sentire la fame. Rovistò nella spazzatura per un po' di cibo, ma niente da fare. Non c'era nulla per saziarla. Cominciò a elemosinare e chiedere qualcosa in giro, ma tutti sembravano troppo occupati o troppo schifati dalla sua presenza. Quella notte si addormentò con lo stomaco vuoto e il cuore colmo di insicurezza. Cosa avrebbe fatto d'ora in poi? Era questo il mondo degli adulti che tanto aveva desiderato? Il giorno seguente fu uguale, niente di nuovo e nemmeno un soldo. Per la fame ero visto di nuovo nella spazzatura, ma stavolta mangiò qualcosa da lì, della frutta, con muffa sopra. Sapeva che non era una grande idea, ma aveva così fame che decise di ignorare la cosa. Infine ciò le fu quasi fatale, svenne a terra a fine giornata. Il marciapiede era ancora pieno di persone, ma nessuno i primi 10 minuti si fermò, finché finalmente non arrivò una donna. Che preoccupata chiamò un'ambulanza e addirittura andò con lei per assicurarsi stesse bene.
dopo circa 2 ore si svegliò in un letto nuovo che non aveva mai visto. Non era quello con le coperte e il materasso rovinato a cui era abituato a casa dei suoi. Non era nemmeno una panchina e ciò nei primi secondi la rincuorò, ma dopo cominciò ad andare nel panico. «Dove sono? Cosa succede? Vi prego, non voglio tornare là!» Ovviamente si riferiva alla casa dei genitori, ma la signora che l'aveva salvata, Maria Rosa, la calmò. «Tranquilla, piccola, tranquilla, sei al sicuro. Era una ricca signora dell'alta borghesia, i suoi vestiti sembravano appartenere ad un'altra epoca». Era elegante e composta. Prese la mano di Marta e le sorrise dolcemente. Questo in effetti la mise a suo agio e chiamò un'infermiera. Tutto era in regola, stava benissimo. Ma per sicurezza bisognava tenerla un altro giorno in ospedale per essere appunto sicuri che il cibo non le avesse lasciato troppi segni. Dopodiché Maria Rosa le chiese cosa fosse successo e come mai una ragazza così giovane fosse in mezzo alla strada a mendicare. Ascoltò la sua storia, triste, e si mise a piangere. Si chiese come dei genitori potessero fare una cosa simile. Lei non poteva avere figli e ciò la faceva sentire male ogni singolo giorno. Dopodiché tornò a casa e parlò con suo marito per aiutare Marta. L'uomo, di nome Julius, era un imprenditore importante a cui piaceva lo stile passato anni 70. La loro casa era vintage e piena di cose che ormai non esistevano più. Era d'accordo completamente su tutto e trovarono un'idea per tenere Marta a casa loro. La mattina seguente la donna tornò in ospedale per portarla via. «Che ne dici di venire con me? Io e mio marito abbiamo una casa grande, quindi non preoccuparti dello spazio». «E no, non sarei un disturbo». Commossa accettò e la abbracciò forte. Ovviamente non era tutto gratuito. Quella era l'idea, farla lavorare in cambio di un alloggio e il vitto. Per lo più avrebbe fatto commissioni in giro per la città per conto del padre. Una volta cominciati i suoi incarichi, Maria Rosa capì di aver fatto una grande scelta. Marta non era ancora molto contenta però della situazione. Quanto pare i genitori avevano ancora il controllo su di lei e c'era da risolvere cause giudiziarie. Per questo motivo il marito Julius contattò i suoi migliori avvocati. La causa durò molto tempo e infine andò in tribunale anche lei a dire la sua. Marta davanti ai genitori che fingevano di volerle bene piangendo davanti al giudice rimase schifata. Erano veramente loro i suoi genitori, perciò non provò nulla e rivelò la verità della sua vecchia vita. Infine riuscì a separarsi da loro, ma in quel periodo successero altri fatti spiacevoli. A quanto pare la sua salute non era delle migliori. Svenne improvvisamente davanti a Maria Rosa e Julius durante una cena. Stava male a causa di un cancro. I medici dissero che però c'era una buona probabilità di salvarla, ma non era sicuro al 100%. Dopo 6 mesi di trattamenti, in effetti, le medicine funzionarono e si rimise. In quei 6 mesi provò per la prima volta l'amore materno. Maria Rosa era sempre in ospedale con lei a vegliare su di lei e darle tutto il necessario. Le raccontava addirittura le favole della buonanotte, nonostante fosse già una ragazza ormai. Marta annuiva e sorrideva in silenzio per non darle una delusione. Quando si riprese si mise a piangere a dirotto e disse che non voleva perdere una figlia, perché ormai era stata adottata da loro. Ricominciò molto presto a lavorare e andare a scuola. Ora che era stata adottata aveva diritto anche ad andare a scuola, ma decise di continuare a lavorare per ripagarle della loro gentilezza. Le commissioni erano semplici, porta delle lettere qua, riprendi dei documenti da lì, compra un paio di cose necessarie, perciò si divertì anche a farle per un certo periodo, finché la sua vita non cambiò di nuovo. Incontrò una persona all'età di 18 anni, un ragazzo che sembrava veramente simpatico e gentile. Si conobbero alle poste mentre era impegnata a spedire delle lettere. Lui la aiutò a trovare lo sportello giusto, addirittura la conosceva. E un giorno le chiese: «Sei la figlia di quella famiglia importante, vero? Sai, mio padre lavora nell'azienda del tuo». Lei cominciò a parlare con lui perché non aveva mai avuto contatti con altri ragazzi, nemmeno nella sua nuova scuola. Sfortunatamente però quel ragazzo non aveva buone intenzioni, per lui era semplicemente una storiella da niente. Alla fine delle superiori Marta cominciò a pensare seriamente al suo futuro, ma le cose andarono molto storte in famiglia. Il ragazzo era figlio di una buona famiglia anche lui. Il padre era il direttore in uno degli stabilimenti dell'azienda di Julius. Marta, innamorata più che mai, nel giro di un anno non soltanto si mise con lui, ma rimase addirittura incinta. E questo insospettì moltissimo Maria Rosa, che si chiese come mai un ragazzo all'improvviso fosse entrato nella sua vita per poi metterla incinta.
Avrebbe dovuto fare più attenzione Marta, ma ormai era fatta. Proprio nei mesi della gravidanza si scoprì di uno scandalo in famiglia. A quanto pare avevano evaso milioni di euro e pagato dipendenti in nero per moltissimo tempo. Tale scandalo portò all'arresto di Julius e ad un attacco d'ansia per sua moglie. La casa e la maggior parte dei beni furono confiscati e Marta rimase ancora una volta da sola. Maria Rosa era stata ricoverata e non si svegliava più. Probabilmente aveva avuto anche un ictus, andava tenuta sotto controllo. Lo shock fu troppo per lei. Marta andò in prigione a chiedere al padre adottivo perché avesse fatto una cosa simile. E lui rispose che era stato avido un tempo, ora non più, ma gli errori del passato erano tornati a perseguitarlo. Pensava di averla fatta franca, ma così non era. Marta, triste e sola, chiese allora al suo ragazzo di invitarla in casa, ma lui reagì molto male. A quanto pare il padre aveva perso il suo lavoro, e anche lui era sul lastrico a causa ovviamente di Julius. Disse a Marta di stare lontana e che non voleva avere niente a che fare con persone come lei, non parlò nemmeno del bambino. La ragazza quindi, dopo aver pianto e sofferto, si rialzò ancora una volta. Andò in cerca di un posto dove tenere il bambino al sicuro. Trovò un rifugio per donne incinte e rimase lì per 3 mesi. Ma le dissero che doveva andarsene via in quanto non c'era più spazio per molte donne e bisognava aiutarne altre più in difficoltà. Con i soldi rimasti affittò un minuscolo posto con una stanza sola e cominciò a cercare lavoro. Per altri 3 mesi lavorò senza sosta nonostante le sue condizioni. Infine ebbe il suo bambino, Carlo. Fu il secondo giorno più felice della sua vita, vedere quel piccolo essere nascere da lei. Capì che forse non era finita, il mondo forse aveva ancora tanto da offrire. Da allora promise a se stessa che non avrebbe permesso a suo figlio di fare gli stessi errori, le avrebbe insegnato come si deve a sopravvivere in questo mondo da soli. Sarebbe così diventato un adulto prima del previsto. Già all'età di 3 anni gli insegnò varie cose che per un bambino di quell'età sarebbe stato impensabile. Gli disse che a volte sarebbe dovuto rimanere a casa da solo perché lei sarebbe stata a lavoro e in effetti lo fece. Lo lasciava solo 5 giorni su 7 e lui se la cavava. Imparò a prendersi un bicchiere di acqua o del cibo dagli scaffali in modo sicuro quando aveva fame. All'età di 6 anni era capace di fare tantissime cose da adulti e cominciò la scuola, ma qui ebbe molti problemi a relazionarsi essendo stato cresciuto come un adulto. Non capiva infatti perché gli altri bambini si comportassero in modo così strano e così da bambini. I primi 2 anni furono veramente tragici. Nessuno volle parlargli e le maestre erano quasi spaventate dal suo comportamento così calmo. Era in grado anche di rispondere in maniera composta e intelligente alle loro domande e specialmente alle loro lamentele. Alla coordinatrice di classe non piaceva infatti che parlasse in modo sfrontato. All'età di 11 anni andò avanti nelle classi e cambiò coordinatrice. In quel periodo però cominciarono ad esserci altri problemi. La madre, la sua unica amica al mondo, si ammalò di nuovo. A quanto pare era sempre il cancro. Rimase in ospedale per 8 mesi. In quegli 8 mesi si occupò da solo di se stesso, ma arrivato ad un certo punto non riuscì più a fare niente. Proprio lì la madre morì. Non avendo parenti e amici, venne seppellita in solitudine. Non andò al suo funerale Carlo perché non se la sentì. Era triste e ancora non voleva credere che fosse successa una cosa del genere. Cambiò tutto, cominciò a vivere in quella casetta da solo e continuò ad andare a scuola perché era ciò che avrebbe voluto la madre. Gli disse più volte di non farsi fregare dal mondo e studiare il più possibile, ma la sua vita in quel periodo non fu molto semplice. Gli avevano staccato l'elettricità e il gas, quindi non poteva cucinare, ma soltanto cercare cibo mendicando nei ristoranti. Non poteva lavare i vestiti e la scorta di acqua ogni giorno era limitata. La zona in cui viveva non era molto sicura per un bambino, ma ogni sera, facendosi coraggio, andava a riempire le sue bottiglie di acqua dal vicino. Beveva la loro acqua utilizzata per il giardino. Non si era ammalato, quindi pensava fosse sicuro, ma ahimè, ad un certo punto scoprì che così sicura non era. Gli venne un forte mal di testa un giorno e da lì capì di dover stare lontano dall'acqua del giardino dei vicini, ovviamente anche un forte mal di pancia. Ma non si arrese e andò avanti con quella delle fontanelle in un parco vicino. A scuola indossava vestiti sporchi e logori, con scarpe letteralmente bucate. I bambini lo prendevano in giro e la nuova coordinatrice era sempre arrabbiata con lui. Gli chiedeva di portare i genitori per parlare con loro perché puzzava e si vestiva male, ma lui non voleva portare nessuno, anzi non poteva non avendo più i genitori, ma questo non lo disse per paura li facessero del male.
La madre le diceva sempre che i bambini senza genitori dovevano crescere prima per non farsi rapire dai cattivi. Tutti i suoi insegnamenti gli erano serviti, ma fino ad un certo punto. Un giorno dopo l'ennesima volta che la coordinatrice l'aveva sgridato, decise di andare al cimitero a trovare sua madre. La sua prima intenzione era non andarci mai, ma quel giorno ne ebbe molto bisogno. La maestra, insospettita dalla vita del bambino, decise contro ogni regola di seguirlo e lo vide al cimitero. Si avvicinò il più possibile per sentire le sue parole e rimase sconvolta. «Mamma, ti prego, alzati, torna qua. Tutto va male, mi manchi. Aiutami, se no la maestra mi sgriderà ancora». In quel momento capii di aver fatto delle cose orribili, prendersela con un bambino che aveva perso la madre. E capii anche il perché di quella vita. Tornata a scuola chiamò i servizi sociali e la polizia e gli chiese di andare a casa del piccolo a verificare. Lo trovarono a dormire sul divano, sporco e impolverato. La casa era un vero disastro. Piatti non lavati, vestiti strappati ovunque, forchette, cucchiai per terra. Gli dissero di calmarsi e venire con loro. Lui, diffidente e spaventato, si nascose, ma infine riuscirono a prelevarlo con la forza. Aveva vissuto per molto tempo da solo, senza madre o amici e parenti, e la storia, una volta diventata virale, commosse tantissimi. Infine, dopo lunghe indagini, scoprirono sempre più cose, e la maestra, dispiaciuta, andò a trovarlo ogni mese nella comunità in cui era stato messo. Gli parlava e lo consolava, chiedendogli sempre scusa. A quanto pare avrebbe cambiato scuola e nome per preservare la sua sicurezza. Era diventato molto famoso in quella città e la cosa non era proprio una bella roba per un bambino. Per fargli trascorrere una vita normale, decisero di cambiare quindi tutto. Ad oggi non si sa dove sia, però probabilmente vive finalmente una vita normale e finalmente forse felice, chi lo sa. La maestra invece ripensa spesso a lui e ha cambiato atteggiamento. Ora cerca prima di capire bene le situazioni e i bambini, e dopo dice la sua, come avrebbe dovuto fare fin dall'inizio.